Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è nostra gradita ospite, l'abbiamo raggiunta sul posto di lavoro, la professoressa Lorenza Driul, che è direttrice della clinica ginecologica e ostetrica dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Buongiorno professoressa Driul, tutto bene? So che ha tanto lavoro in questi giorni e quindi la ringraziamo. Sì, ecco, la ringraziamo per l'invito e grazie, saluto tutti i telespettatori e grazie Isabella per questo nuovo incontro. Ecco, per noi è molto importante incontrare la professoressa Driul, soprattutto per noi donne, in modo particolare per noi donne, è molto importante incontrare proprio in questi giorni la professoressa Driul per anticipare quello che sarà un po' lo spirito, quello che sarà il programma del 22 aprile, la giornata nazionale della salute della donna. Perché parliamo di ospedali con bollino rosa. Intanto spieghiamo ai nostri telespettatori perché del bollino rosa e anche il fatto di aver individuato una giornata esclusivamente per la salute della donna. Siamo molto soddisfatti, devo dire, e siamo molto felici di questa settimana e anche di aver ricevuto come ASUFC e quindi tutti i punti nascita da Tolmezzo, San Daniele, Udine, Latisana e Palmanova, il bollino rosa. Cos'è il bollino rosa? Il bollino rosa è un'attribuzione che l'Osservatorio Nazionale della Salute della Donna e di Genere ha dato a quegli ospedali che sono più vicini alle donne, che offrono dei percorsi diagnostici, dei percorsi terapeutici che sono proprio dedicati alle patologie femminili di maggior livello clinico e che centrano il proprio percorso sulla donna. Ed è per questo che siamo soddisfatti che tutti gli ospedali ASUFC abbiano ottenuto questo importante riconoscimento, perché testimonia la presenza delle nostre strutture delle diverse aziende vicino alla donna. E quindi è stata organizzata questa settimana con la possibilità di accedere alle strutture per visite preventive in sostanza. Sì, sono stati organizzati diversi incontri nei diversi presidi ospedalieri da appunto Tolmezzo, San Daniele, Udine e Palmanova e Latisana, rivolte proprio a diverse tematiche della donna e soprattutto della prevenzione. Perché diagnosi precoce vuol dire possibilità di cura precoce ed efficace e noi su questo puntiamo e cerchiamo in questa settimana di rispondere a tutte le diverse problematiche che la donna può avere nel corso della vita, che vanno dall'adolescenza al momento della ricerca di un'adeguata contraccezione, di un'adeguata e pronta programmazione di una gravidanza, alla gravidanza, al dopo parto, ma fino alle fasi più avanzate, perché il momento della menopausa e della postmenopausa comunque sono momenti molto, molto importanti e il ginecologo e l'ostetrica sono vicine in tutte queste fasi diverse della vita della donna. E poi l'importante è riuscire a convincere anche tante donne ad avvicinarsi alle strutture, che sono sempre un po' titubanti, sempre preoccupate di quello che può saltar fuori, di quello che può emergere magari da una visita fatta così per prevenzione. È vero, però c'è sempre il timore. Vuol dire cura efficace e penso che questo noi tutte lo dobbiamo a noi stesse e quindi non possiamo avere delle scuse per non aderire alle possibilità di screening che questa regione ci offre. Abbiamo la fortuna di avere lo screening per il collo dell'utero, la cervice attraverso il pap test, abbiamo la possibilità di avere lo screening per il colon retto, abbiamo la possibilità di avere lo screening per la mammella. Noi dobbiamo dire sì. E dobbiamo andare per cercare di arrivare nel minor tempo possibile ad una diagnosi precoce. A volte abbiamo molti impegni e tutte noi abbiamo molti impegni, però il primo impegno a mio avviso è proprio con noi stesse e quindi non dimentichiamoci, e questa settimana lo testimonia, quanto dobbiamo essere vicino alla nostra salute e gli ospedali col bollino rosa cercano proprio di facilitare queste possibilità di vicinanza alla salute della donna.
Ecco, facciamo un attimo anche un'analisi delle patologie oncologiche. Nell'ultimo anno hanno avuto un incremento? Insomma, qual è lo stato dell'arte? Qual è la situazione in generale? Sicuramente le possibilità di screening sono diminuite in questo ultimo anno, ma devo dire che le patologie oncologiche sono sempre state curate, sono sempre state trattate dal punto di vista chirurgico. Quindi non sono mai stati rimandati interventi e le possibilità di cura giustamente sono sempre state portate avanti nei tempi adeguati. Ecco, e quindi non c'è stato anche adesso, ma io dico anche perché nel corso degli anni, Covid a parte, no, si nota un incremento per determinate patologie che magari vengono diagnosticate anzitempo. Cioè, in questo senso, volevo capire quella che era la situazione, se sono in aumento, appunto, se in aumento il cancro del seno, il cancro dell'utero, com'è la situazione negli ultimi anni in sostanza? Sicuramente ci sono dei fattori di rischio che hanno aumentato per quanto riguarda la parte ginecologica alcune patologie neoplastiche. Quello che desidero comunicare è che è importante conoscere la nostra normalità per poter poi individuare precocemente se c'è qualcosa che non va e non sottovalutarlo. Intendo anche una piccola perdita di sangue in menopausa, è un segnale precoce importante e non dobbiamo sottovalutarlo perché purtroppo il tumore dell'utero, dell'endometrio, dà questo segnale precoce e quindi ascoltiamolo. E il tumore dell'endometrio è uno degli esempi di tumori che stanno aumentando proprio perché molto spesso va di pari passo con stili di vita che non sono così adeguati. Quindi il sovrappeso, l'obesità, un'alimentazione non adeguata, sono tutti il diabete, la pressione alta, sono tutti fattori di rischio per il tumore dell'endometrio. Ascoltiamo e riconosciamo la non normalità del nostro corpo e venite nelle strutture perché abbiamo la fortuna di avere un'azienda molto vasta che copre dalla montagna fino al mare e nei nostri programmi, nella nostra rete, siamo uniti nei diversi ospedali per poter affrontare le diverse problematiche. Ebbene, effettivamente è importante essere così presenti sul territorio. Perché aiuta anche dal punto di vista psicologico ad avvicinarsi praticamente alla struttura sanitaria. Se uno deve fare più strada, soprattutto per la prevenzione, dice ce l'ho vicino casa, so che è una struttura affidabile, quindi mi rivolgo lì in sostanza. Assolutamente sì, e ritengo che sia fondamentale non rimandare, ma fare riferimento alle strutture e credere nelle nostre strutture e nel nostro servizio sanitario. Senta, professoressa Driul, io so che lei è anche impegnata, ma magari avremo occasione di parlarne in una prossima occasione, è impegnata su più fronti, da una parte la medicina di genere, dall'altra proprio anche sulla stessa menopausa. Magari avremo modo di approfittare, di approfondire questi argomenti nel corso di altre trasmissioni, di altri incontri. Molto volentieri, la menopausa è un argomento che a breve ci impegnerà in un incontro di aggiornamento nazionale, proprio a Udine, e per quanto riguarda la medicina di genere avrei piacere di condividere il percorso che abbiamo fatto e la progettualità futura riguardo a questo corso che ha avuto un enorme successo con più di 700 iscritti durante la prima edizione. Senta, come possiamo chiudere questo appuntamento con salute e benessere? Con un messaggio rivolto chiaramente a tutte le donne. Ricordatevi, la settimana della prevenzione è tutta vostra, ritagliatevi un po' di tempo, abbandonate gli impegni, ritagliatevi un po' di tempo per dedicare appunto un po' di tempo a voi stesse. E questo è il messaggio. Concordo.
Questo è il messaggio e penso che dobbiamo credere tutti in una diagnosi precoce, perché oggi non possiamo arrivare tardi, non è giusto, abbiamo la possibilità per arrivare prima, per avere una cura efficace per guarire. Bene, ringraziamo la professoressa Lorenza Driul. Ah sì, non abbiamo Un detto che la... saluto, grazie. Ecco, non abbiamo detto, mi sono dimenticata di una cosa molto importante, che la professoressa Lorenza Driul, oltre che essere direttore della clinica di ostetrica e gineco, direttore della clinica ostetrica e ginecologica della sua FC, lei fa anche parte della scuola di specializzazione. Quindi abbiamo un'importante scuola di specializzazione qui a Udine, dove i nostri studenti possono proseguire appunto gli studi dopo essersi laureati anche a Udine. Assolutamente, abbiamo una scuola con, in questo momento dirigo questa scuola con 30 medici in formazione e per me è una grande responsabilità e un grande stimolo quotidiano nel far crescere i giovani medici e penso che questo sia il mio dovere. E quindi è una scuola che in Friuli Venezia Giulia porterà sicuramente il futuro ginecologico a crescere sempre di più e il futuro sono loro. Bene, la ringraziamo, grazie per essere stata con noi, Grazie, grazie, Stella. alla Saluto prossima, tutti. grazie, arrivederci, salutiamo quindi la professoressa Driul, ringrazio i nostri amici telespettatori ai quali do appuntamento a giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.